Primo ospite della giornata è il professor Giuseppe Ferraro. Buongiorno. Buongiorno, buon lavoro. Abbiamo da tempo inaugurato questa piccola rubrica, le pillole di storia, e oggi vorremmo parlare del popolarismo e soprattutto del Partito Popolare, che tanto in Italia ha influito, nonostante sia sorto subito dopo la Prima Guerra Mondiale, ricordiamo. Sì, proprio ieri l'Istituto Calabrese per la Storia dell'Antifascismo dell'Italia Contemporanea ha organizzato un convegno sulla nascita del Partito Popolare 1919-2019, un centenario che ci fa riflettere sulla nascita di un partito che ha segnato un po' la storia dell'Italia, certo. Certamente, perché nel 19 i cattolici, che fino a quel momento in maniera carsica avevano partecipato alla vita politica dello Stato nazionale, ora entrano in maniera istituzionale, in maniera trasparente nella compagine politica nazionale. Però parlare del Partito Popolare significa, e del movimento cattolico, significa parlare dell'Europa. Basti pensare che nella Seconda Guerra Mondiale i maggiori protagonisti della costruzione della Casa Comune Europea, la maggior parte era di provenienza appunto cristiano-sociale. Esatto. E infatti da questo, proprio da questo vogliamo partire. Oggi l'Europa si dovrebbe riconoscere di più in quel movimento? Ma guarda, io non so se c'è bisogno sempre di ribadire le radici, perché le radici spesso coincidono con la fissità. L'Europa è un grande mosaico, e quindi è un bene che rimangono questi tasselli con colori diversi e sfumature diverse, e certamente il movimento cattolico è uno di questi tasselli, tra i più importanti tasselli di questo mosaico. Certo, forse mancano dei movimenti, degli orizzonti, come nel passato, di una certa levatura intellettuale e politica per stabilizzare questa casa comune europea. Spesso il malcontento poi genera anche delle scelte non sempre che hanno uno sguardo di lungo periodo. Forse c'è bisogno di questo, però certo riproporre schemi, interpretazioni, protagonisti del passato credo che non gioverà certamente alla congiuntura storica del momento e del futuro, ma forse scandagliare nel passato alcuni profili che hanno costruito l'Unione Europea, a prescindere poi se del Movimento Cattolico, del Partito Socialista, del Partito Comunista, del Partito Liberale. Certo. Questo è poco importante, però prendere da ognuno quelli che sono stati i frutti che hanno poi dato all'Europa, con tutte le sue contraddizioni, oltre un sessantennio di serenità e di pace, ma anche di prosperità, però ripeto, con tante contraddizioni, però è un modello abbastanza positivo di civiltà. Ecco, ma andiamo agli anni prima della costituzione del Partito Popolare, quindi 1919. Che cosa è successo in quei 50 anni antecedenti, in cui si è passati poi dai cattolici, che non dovevano assolutamente avvicinarsi alla politica, e invece poi ad un loro impegno così forte? Guarda, potrebbe sembrare un periodo breve, 50 anni, ma secondo me se ci collocassimo per gioco nell'immaginario mentale dei protagonisti dell'epoca, è stato un periodo molto lungo, è stato un periodo molto lungo, contrassegnato da molte contraddizioni, dall'utilizzo di un doppio binario nel rapporto da avere con questo Stato che ormai si era affermato a partire dagli anni 70 dell'Ottocento. E quindi secondo me uno dei termini di paragone è quello della contraddizione, ovvero la linea pontificia è di completa rottura con lo Stato italiano, con la sua politica e con le sue istituzioni, ma a livello territoriale notiamo che non sempre i vescovi o coloro i quali danno vita al movimento cattolico è in linea con la posizione del pontefice, ovvero si fa politica in maniera carsica, si ci orienta di solito verso il notabilato liberale, ma attenzione. In quei 50 anni c'è la possibilità che molti sacerdoti si orientino anche verso schieramenti socialisti e democratici. Esatto. Certo, capiscono che il socialismo va condannato, ma alcune istanze del socialismo sono giuste. Quindi è un mondo complesso, un mondo vario, e quei 50 anni esprimono tutta questa contraddizione, però esprimono anche una vitalità di alcune posizioni di questo movimento cattolico che poi saranno affermate
paradossalmente durante la Grande Guerra, ma poi avranno il traguardo finale nel 1919 con la nascita del Partito Popolare. L'impegno dei vescovi anche, no? Diciamo hanno avuto nei confronti del partito, del movimento, diciamo, prima del 19, il Movimento Popolare, un atteggiamento un po' oscillante. Chi lo ha ostacolato perché non si fidava di un movimento che poi si poteva nutrire anche di idee progressiste. Chi invece l'ha facilitato? L'ha facilitato però una prospettiva più pastorale che politica. E se vogliamo rimanere un po' nella storia della Calabria, che forse da piccolo si capisce in lontano, ad esempio, hanno sempre ribadito la necessità della formazione, della pianificazione del movimento cattolico, però gestito dall'alto, con una direzione clericale, di personalità vicino, sacerdotali vicine ai vescovi, però hanno cercato di rimandare il più possibile l'ingresso dei cattolici nella vita politica. Però c'è un dato, però prima della guerra, perché durante la guerra queste posizioni cambieranno, se abbiamo modo, poi l'approfondisco dopo questa questione. Sì. Vediamo che, ad esempio, Monsignor Scott, un vescovo di Cariatica e Posta Rossano, ma anche l'arcivescovo di Reggio Calabria, associano il rafforzamento e la formazione del movimento cattolico a una riforma, a un cambiamento morale, culturale, sociale del mondo cattolico, ma della realtà sociale calabrese in generale. E quindi dicono in pratica: prima dobbiamo lavorare a fare il terreno, il retroterra, su cui poi costruire una rappresentanza politica dei cattolici. Quindi questo è importante, secondo me, il fatto che si capisce alla vigilia della Grande Guerra che il mondo cattolico ha una serie di problematiche, di conflittualità, di malessere sociale, anche di ignoranza, di forte ignoranza nel clero. Bisogna migliorare su questo e poi scrivere magari il capitolo della nascita di un movimento cattolico, però che possa entrare in politica. Una sorta di emancipazione. Anche. Esatto, sì, un'analisi su quella che è anche però la storia della Calabria dell'epoca e delle sue problematiche. Ecco, voglio chiudere con te in maniera simpatica, poi alla fine tutto ciò è confluito ed è diventato, no, dopo il 1945, la Democrazia Cristiana. Potremmo continuare con quel motto: Dio ti vede nella cabina elettorale, Stalin no. Sì, credo che poi, diciamo così, la rappresentazione più classica sia quella anche di Guereschi, Don Camillo e Peppone, eccetera. Erano due chiese pure, lasciami passare un'altra barzelletta, quella comunista e quella democristiana. Entrambe, una chiesa laica, un partito laico però di forte orientamento cristiano, che seppero giocare a una guerra anche di idee, di immaginari, diciamo così, di satira, di una satira alta, basti pensare appunto a Guereschi. Sì, è stata questa la compagine politica nazionale anche durante la Seconda Guerra Mondiale, dove abbiamo avuto poi gli eredi di questo Partito Popolare per circa 50 anni al governo, e però abbiamo avuto anche forse la fortuna di avere un partito comunista, il più importante dell'Europa occidentale, all'opposizione, che poi man mano si è cercato di far entrare nella compagine politica. Certo, è stato un periodo della Prima Repubblica, se così si può definire, di grandi contraddizioni, però anche di grande mobilità sociale e economica per la storia d'Italia, certamente. Alcune conseguenze si pagano ora, alcune sono state accentuate dai governi successivi alla Prima Repubblica, però rimanendo all'interno del movimento cattolico, soprattutto nella fase successiva alla Seconda Guerra Mondiale, l'Europa e l'Italia ha avuto in esponente del movimento cattolico delle guide sicure che l'hanno fatto uscire dalla tragedia, ecco, di un conflitto mondiale che aveva lacerato gli stati ma anche gli animi delle persone. Esatto. Basti pensare alla Shoah. Questo lo dobbiamo sempre ricordare. Alla fine la democrazia ha permesso a tutti di vivere in pace e possiamo, certo, dire anche nel benessere. Perché meglio una democrazia difettosa, esatto, che un regime autoritario dittatoriale che tende alla perfezione.